Buongiorno a tutti, benvenuti al mio canale. Io sono Amal e oggi direi che devo lavarmi i capelli, solo che non ho tantissimo tempo a disposizione. Voglio un risultato bello ma veloce. Ho preparato un siero favoloso che è velocissimo da preparare i capelli, soprattutto li separa perché il problema è mio che diventano ciocche grandi. Li separa, faccio un styling veloce e vi faccio vedere il risultato. Seguitemi. Lavo i capelli e cominciamo. Quindi Il risultato è questo. Cominciamo con la preparazione del nostro stiero. Sono due fasi. La prima è questa: fare bollire dell'acqua quando arriva proprio alla bollizione. Ne mettiamo qualche chiodo di garofano o ramo del rosmarino e della cannella. Poi spegniamo il fuoco, lasciamole a riposo e dopo lo usiamo. Questo infuso lo potete tenere in frigo e applicarlo tutte le sere sui capelli, o se non volete o non potete, applicatelo prima di lavare i capelli o la notte prima di lavarli, perché aiuta alla ricrescita dei capelli, rende più sani e più forti. Adesso andiamo a preparare la seconda parte. Questo qua io l'avevo fatto ieri, l'infuso. Metto un pochettino di acqua e aggiungo un cucchiaio all'incirca di semi di lino. Di solito io lo preparo prima un bel po', che creo proprio il gel liquido, il gel denso, sapendo che io non voglio fare del gel liquido in questo momento. E preparo il gel denso e lo congelo nelle forme da ghiaccio nel congelatore e prendo due o tre quando ne ho bisogno. Adesso vado a colarlo, come vedete. Comunque il gel di semi di lino va benissimo sia per il viso, ve lo consiglio vivamente perché vi rende una pelle favolosa, e per i capelli. Infatti io sono sempre sempre pronto, ma ultimamente non ho avuto tempo, quindi non l'ho preparato. Adesso vado ad aggiungere il liquido che ho preparato, l'infuso che ho preparato di rosmarino. Ne aggiungo un pochino, miscelo il tutto, scusate che l'immagine non è il massimo, e aggiungo il mio Lola Cosmetic e la crema. Potete usare qualsiasi balsamo che avete a casa, non per forza la Lola Cosmetic. Miscelateli. E voilà, il nostro siero è pronto, perché così usate praticamente tutto insieme per fare il. Questo qua è il gel, mi è uscito un pochettino liquido, sono riuscita a farlo un pochettino più denso, sarebbe l'ideale. Allora, passo solamente il bordo del pettine sui capelli, separandoli così. Vedete? Così in questo modo. Per far venire il gel un pochettino più denso, basta aggiungere un cucchiaio di maisena o di Adesso amido di mescolo riso, se avete, o farina di riso, e tutto. frullare il tutto. Gente, ovviamente questa tecnica viene fatta sotto la doccia, tutto insieme, vi lavate i capelli, pettinateli. Ok, fate il lavaggio normale, pettinateli, mettete questo siero proprio sul cuoio capelluto, su tutti i capelli, separate le due ciocche e cominciate a pettinarli con il pettine che avete a disposizione, che sia il Denman, che sia il Flexi Brush. Il Flexi Brush, il vantaggio che ha, aiuta a separare tanto le ciocche. Se volete un risultato voluminoso, capelli voluminosi, vi consiglio il Flexi Brush, vi dà un risultato voluminoso però non duraturo. Invece col Denman sì che vi verranno dei ricci piccoli, definiti, belli, durano più giorni. Però per avere un styling, un trattamento veloce, perché dovete uscire, perché avete un impegno come ho io adesso, è la maniera più veloce Sì, ma da passano farlo. tanti Ovviamente l'ho minuti. fatto così perché volevo farvi i video. La parte dietro. Così.
Adesso vado ad applicare il gel di Lola Cosmetic per aiutare a fissare i ricci, a fissare la definizione. Arrivo, cari. Entra, entra. Vai. Entra, mami. Tamponiamo così. I Rockerlore per separare di ciò che... Voilà. So se riuscite a vedere. Voilà. Adesso vado ad asciugarli col phon e vi faccio vedere il risultato finale. Allora, ho finito di asciugare i capelli, mi sono un po' truccata, ha dato un po' di colore. Adesso vado a usare la vasellina. La scaldo bene. La scaldo bene, bene, bene e vado a tamponare i capelli. Un altro pochino. Questo serve per l'umidità, combattere l'umidità perché è l'umidità che ci rovina i nostri ricci e cerco di metterla anche nella radice finché posso. Ok, questa tecnica, ragazze e ragazzi, se avete voglia di un risultato efficace, nel senso volete un volume pazzesco nei capelli, che i capelli si separano tanto, se avete un'uscita o avete qualche evento, questa tecnica è favolosa. Guardate il volume che c'è, che non ho ancora separato i capelli. L'unico difetto di questa tecnica è che i capelli durano riccioli belli pochi giorni, nel senso 2 o 3 giorni dovete lavarli perché si sfibra. Perché ovviamente il styling è un styling veloce. Adesso vado a separare le ciocche con il pettine africano e creare volume. Separarli sia della parte della radice che la parte fuori, perché così separiamo le ciocche per creare questo volume. I ricci sono molto 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 belli, però molto separati, perché più uniti i ciocche e più saranno più definiti e più bello il riccio. Più separato, bello, dà tanto 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 volume, però purtroppo non dura il riccio tanto. Non so come spiegarvelo. Si sfibra. Ok. Guardate, guardate che volume, guardate le mie spalle, guardate il volume che c'è. C'ho una testa enorme, ma io voglio questo risultato. Quindi, guardate, vedo un po' la riga laterale, così. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti e buona domenica. Ciao, alla prossima!